Direttiva europea sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Ma che cos'è? E perché è importante? Per capire meglio, facciamo una piccola digressione e parliamo un po' del soggetto della direttiva. La plastica. La quantità delle spazzature di plastica sta crescendo rapidamente ogni anno in quasi tutti i paesi del mondo. Nell'anno 2015, solo nell'Unione Europea, ci sono state 25,8 milioni di tonnellate di spazzatura. 59% di questo solo di confezione. E la pesa di 11 elefanti ogni giorno dell'anno. Tanto di quella spazzatura va trasportata nei paesi diversi per smaltirla. Dal 1960 la produzione globale della plastica si è ben duplicata. Se continuiamo così, la quantità della plastica prodotta si avrà duplicato fra i prossimi 20 anni. Immaginiamo, se vai al supermercato a comprare una mela e usi una busta di plastica, non sembra tanto. Per ora pensa, se tutti i 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea vanno a comprare una mela in questo modo, sono già 500 milioni di buste di plastica solo a un giorno. L'unica conclusione è un'intervenzione urgente e deve iniziare proprio adesso. Una direttiva è stata varata dall'Unione Europea nel 2019 sulla riduzione dell'incidenza di prodotti determinati di plastica. Le misure introdotte da questa direttiva sono diverse. Vi facciamo vedere una scelta. Primo, un divieto della produzione e distribuzione dei prodotti determinati della plastica, per esempio i bastoncini cotonati, le posate, piatti, mescolatori, canucce e le aste per palloncini. Altre misure sono la riduzione del consumo, responsabilità estesa del produttore e misure di sensibilizzazione. La conclusione è: la direttiva è un inizio, ma non basta da sola. La politica deve trovare e realizzare delle soluzioni effettive. E ognuno di noi deve cambiare il suo modo di consumo. Lavoriamo insieme per un futuro più pulito e sostenibile.